Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera Bolzano, è un piacere. E che bel sole. Buonasera a tutti e grazie per essere così numerosi in piazza. Considerate che nel 2007 io mi sono ritrovato in un bar di Roma con altri tre romani a buttare giù un programma per le elezioni comunali del 2008. Avevamo l'idea di entrare nelle istituzioni, 2007, e la nostra idea appunto era che dei cittadini normalissimi potessero fare i parlamentari della Repubblica, i consiglieri comunali, perché no? E quindi abbiamo buttato giù un programma. Poi io mi sono presentato nel 2008 e ho preso zero voti. Zero. Non mi sono neanche autovotato, non perché non avessi fiducia in me stesso, ma perché abbiamo cercato di votare tutti il candidato presidente. Oggi a Roma, a distanza di qualche anno, concorriamo per vincere, e di quelle quattro persone che nel 2007 si sono incontrate in quel bar, due sono diventati parlamentari della Repubblica. E oggi, a distanza appunto di qualche anno, rappresentiamo l'unica alternativa credibile a questo governo di lobbisti che si chiama governo Renzi. Saluto anche le persone lassù, signora, salve, venga con noi, spenga la TV e scenda, venga con noi, spenga Bruno Vespa in piazza, ci sono persone anche lassù, buonasera signora, buonasera, è meraviglioso, le persone spengono la TV, si alzano dal divano e si affacciano, questo è il primo passo, il secondo appunto è scendere in piazza con tutti quanti noi, comunque buonasera a tutti. E guardate questa piazza, è una piazza normale, ci sono due carabinieri a sinistra che ringrazio, due poliziotti a destra che ringrazio, insomma anche le forze dell'ordine sanno che quando scende in piazza il popolo 5 Stelle non occorre un dispiegamento eccessivo, perché i ladri sono altrove, non sono certo che. I carabinieri li ringrazio perché sono loro che a Roma hanno iniziato la pulizia nel Partito Democratico, non certo il Partito Democratico stesso, sono loro che hanno scoperto Mafia Capitale. E se ci pensate, no, attualmente abbiamo il Presidente del Consiglio che per nascondere i guai che hanno quotidianamente con la giustizia inaugura qualsiasi cosa, anche opere già, cioè che sono state inaugurate negli anni 70, lui dice inauguriamo questo viadotto mai crollato, lo fa solo per distrarre, state attenti, ci vogliono soltanto distrarre. Se ci pensate, l'unica cosa che hanno inaugurato il Partito Democratico, soprattutto quello romano, è la quinta organizzazione criminale nel nostro paese, Mafia Capitale, perché noi abbiamo cinque organizzazioni criminali, però mettiamoci in testa che le mafie senza la corruzione della politica non avrebbero la forza che hanno. Il Movimento 5 Stelle è questo, è una rottura dell'intermediazione tra istituzioni e cittadini. Io non conoscevo il candidato sindaco, ci siamo conosciuti, entrerà con un programma, valutate il programma. Sappiate però che a Roma tutto quel che avevamo promesso che avremmo fatto abbiamo concluso. Cioè noi già oggi, in assenza di una legge, grazie ai soldi che restituiamo di stipendi, abbiamo messo in piedi un vero e proprio progetto di microcredito per le piccole e medie imprese. E anche qua, a Bolzano, l'unica soluzione è puntare sulla piccola e media impresa e magari abolire Equitalia, perché se Equitalia strozza anche qui le imprese a Bolzano. Io dico tutto quel che abbiamo promesso, che appunto avremmo fatto, abbiamo concluso. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti una crescita significativa del Movimento 5 Stelle. Oggi ci temono moltissimo. Hanno a disposizione la gran parte dei media, la gran parte dei giornali, le televisioni, i TG, eppure noi cresciamo e loro scendono. È così perché hanno un problema non con la questione morale, con la questione immorale. Però guardate che è tipico, nel momento in cui loro imbarcano qualsiasi candidato della vecchia politica, addirittura vicini alle mafie, perché questo ormai succede, pur di vincere le elezioni è normale che prima o poi accada, che ci siano delle condanne. Cioè ieri è stato condannato un europarlamentare, ma che faccia, io dico, che figura ci facciamo in Europa se un europarlamentare italiano del PD, Renato Soru, viene condannato per evasione fiscale? E lui si dimette, sì, ma da segretario del Partito Sardo, non da europarlamentare, lo continuiamo a pagare perché le tasse vengono, i soldi vengono tutti noi, 10.000, 12.000, 13.000 euro al mese con tutti i rimborsi. Per guai non è che si dimette da europarlamentare. Il problema qual è? Che il Partito Democratico l'ha candidato pur essendo sotto processo. Noi abbiamo delle regole, io dico, io non chiedo i voti a nessuno. Non vi devo convincere, noi siamo questo, noi possiamo candidare soltanto incensurati, chi entra lì dentro si deve tagliare gli stipendi, noi non prendiamo i vitalizi, non prendiamo un euro di rimborso elettorale, un euro.
Ci spettavano 42 milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti, non abbiamo preso un euro. Guardate come ci finanziamo, con una birra, una sera in pizzeria. Io ieri sera ho fatto il cameriere in una pizzeria romana, forse qualcuno l'ha visto. Ho fatto anche 42 euro di mancia, perché non si sa mai. Ho lasciato il curriculum. Così ci finanziamo. Qui quanto avete speso per la campagna elettorale? 3.000 euro per tutta la campagna elettorale. Troppo, tra l'altro, secondo me troppo. Si può anche ridurre. 3.000 euro, il costo di due cene alla cena renziana alla quale partecipò Buzzi, uno dei boss di Mafia Capitale, che fu commensale del Presidente del Consiglio, non dei ministri ma delle banche. Perché delle banche? Io da 3 anni sto in Parlamento insieme a Luigi, insieme a Riccardo, e sono stati in 3 anni approvati 7 provvedimenti a favore delle banche e nessun provvedimento a favore della piccola e media impresa, a favore dei pensionati minimi, a favore degli studenti universitari che se escono dall'università hanno difficoltà a trovare lavoro. Nessuno, però 7 provvedimenti a favore delle banche, ora dei provvedimenti a favore dei petrolieri, come se l'uscita dalla crisi ci sarà soltanto investendo nel cemento, nelle trivellazioni, ma siamo pazzi. Perché? Perché vedete... Mettetemi in testa che non è che Renzi è l'avversario, Renzi è un prestanome politico di alcune lobby molto più forti, viene piazzato lì da qualcuno, se risponde agli interessi di coloro che l'hanno piazzato gli rinnovano il mandato, altrimenti fuori Renzi e magari dentro qualcun altro. È successo così, prima Monti, no? Poi fuori Monti dentro Letta, poi con Letta vedevano che noi saremmo arrivati al governo molto presto, fuori Letta mettiamo Renzi che mediaticamente spinge. È così. Poi se non dovesse garantire gli interessi dei grandi petrolieri, delle grandi banche, perché Banca Etruria è una banca che ha finanziato le convention renziane, la Leopolda viene finanziata da Banca Etruria, la banca riconducibile alla famiglia Boschi, e questo è il circolo vizioso. Falcone diceva, seguite i soldi e troverete la mafia, tutto lì. Noi ci autofinanziamo con microdonazioni di migliaia di cittadini, che significa? Abbiamo un unico lobbista, il popolo italiano, i cittadini di Bolzano, i cittadini di Roma. Ci finanziamo così, dobbiamo rispondere soltanto a coloro che ci hanno votato per rappresentare un programma e ci hanno finanziato con delle microdonazioni e che riusciamo tra l'altro a farceli bastare. È tutta lì la differenza. Più alcune regole che riducono la possibilità di contaminazione, perché noi non veniamo da Marte. Non è che veniamo da Marte, veniamo da questa stessa Italia delle 5 organizzazioni criminali, ma abbiamo delle regole che riducono la possibilità di contaminazione. Se noi possiamo candidare soltanto incensurati, sarà meno probabile o più difficile che qualcuno di noi si possa contaminare in un sistema di corruzione. Degli altri partiti le condanne fanno curriculum, cioè o c'è delle condanne alle volte oppure non ti fanno presentare. Questo è il concetto diverso. Noi abbiamo delle regole che riducono la possibilità di contaminazione. Ripeto, nel momento in cui ci finanziamo con 2 lire riusciamo chiaramente a garantire maggiormente il programma, perché nessuno di noi deve dir signor sì a un lobbista, nessuno di noi deve dir signor sì a Riva dell'Ilva, nessuno di noi deve dir signor sì ai boss di Mafia Capitale che hanno destinato decine di migliaia di euro al Partito Democratico Romano. La differenza è tutta qui e nel programma. Eravamo quelli solo protesta e abbiamo presentato manovre economiche come il reddito di cittadinanza, come il sostegno alla piccola e media impresa, come il piano energetico nazionale. Abbiamo presentato, stiamo finendo di scrivere, la carta dell'onestà che raccoglie tutta una serie di proposte utili e corrette per sconfiggere il malaffare che è dovunque in questo paese. Pensate che qualche settimana fa, 2 settimane fa, è stato sciolto per mafia un comune in Emilia Romagna, non in Sicilia. Brescello, quello di Don Camillo e Peppone, vi ricordate, no? I libri e i film. È stato sciolto per mafia. Mai nella storia della Repubblica Italiana un comune di Emilia Romagna era stato sciolto per mafia, a guida PD. Quindi immaginate quanto è grande il malaffare. E noi abbiamo delle proposte normalissime. Cioè nel momento in cui il DASPO per i corrotti, nel momento in cui tu vieni condannato politico in via definitiva per corruzione o per reati contro la pubblica amministrazione, non ti potrai mai più presentare in alcune elezioni per tutta la tua vita. Mi sembra normale. Se tu sei un'impresa che per ottenere un appalto hai corrotto un politico, non potrai mai più partecipare a bandi pubblici. Poi vogliamo riformare la prescrizione, ma il Partito Democratico scrive la prescrizione con Verdini, che è un condannato in primo grado per corruzione. Oggi non è Renzi che controlla Verdini, è Verdini che controlla Renzi, che è l'esatto contrario, perché sono amici di famiglia, hanno fatto affari assieme con la famiglia, e Verdini ha più processi che elettori. È così, ha più processi che... Io dico delle frasi, aspettando delle querele, non mi hanno mai querelato, hanno querelato il vicepresidente, tra l'altro Renato Soru, qualche anno fa, 2 anni fa, ha querelato il vicepresidente Di Maio per una frase in televisione, Di Maio l'aveva attaccato, chi querelo? Ieri l'hanno condannato per evasione fiscale.
Il movimento è questo. Signori, voi che siete magari un po' più scettici laggiù, io non vi devo convincere. Io so soltanto che stiamo rispettando i patti, che camminiamo senza scorta, che non abbiamo mai bisogno di una protezione, perché quando fai il proprio dovere a testa alta ci sono abbracci da parte dei cittadini, pacche sulle spalle, non mollate, continuate così. Siamo entrati 3 anni fa da sconosciuti, oggi rappresentiamo un'alternativa. Guardate quello che siamo, valutate il nostro programma e poi decidete se sostenerci o meno. Sappiate però che per il Movimento 5 Stelle conta più un attivista che si fa il mazzo, che ci dà una mano per alcune attività politiche, piuttosto che un cittadino che vota e basta e poi si disinteressa. Perché forse tanti anni ci siamo disinteressati della politica e forse anche per questo alcuni politici qui a Bolzano guadagnano il doppio della Merkel, il triplo di Obama, 2 volte Mattarella. È successo anche questo, forse perché alcune cose funzionano e pensiamo a tutto ok, ma potrebbero funzionare ancora meglio qui se vi fosse un po' più anche di sobrietà per quanto riguarda i soldi che arrivano dalle tasse di tutti voi e vengono percepiti e intascati da politici che hanno fatto il bello e il cattivo tempo negli ultimi 60 anni senza alcun tipo di opposizione. Ora l'opposizione c'è. La prima volta qui quanto abbiamo messo? 4%? Quanto, Riccardo? La seconda volta il 9%? Vediamo come andrà nei prossimi giorni. Ma la crescita è costante, è significativa. Ripeto, siamo entrati 3 anni fa con quello tsunami tour, con Beppe che prese lui soprattutto i voti. No, vi ricordate? Questi sono eterodiretti, comanda tutto Beppe e Casaleggio. Oggi Gian Roberto, pace all'anima sua, è morto, ma è sempre con noi, e Beppe Grillo sta facendo degli spettacoli. E il movimento va avanti con le proprie gambe, e questa piazza è stracolma. Io ricordo la prima volta che venni qui a Bolzano, facevamo volantinaggio in un mercatino, eravamo appena entrati, ci credevamo, ci crediamo tuttora, ma andremo al governo, è soltanto questione di tempo, andremo al governo e cambieremo le cose giuste, e porteremo legalità, giustizia sociale, porteremo delle idee buone, innovative, delle proposte sane, non molleremo mai. Loro più attaccano, più ci infangano, e più noi diventiamo forti, non molleremo mai. Ultima cosa, vi chiedo soltanto, dato che più noi ci avviciniamo, più saliamo nei sondaggi, forse più arriva la propria valanghe di letame mediatico, io vi dico soltanto non di non credere a quello che leggete nei giornali, però prima di credere a quel che pubblica un giornale, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. Solo questo, cioè verificate a chi appartiene quel giornale, perché se scopriamo che appartiene a Marchionne, a Elkan, alla Fiat, o a Confindustria, o a Berlusconi, a De Benedetti che è il numero uno del Partito Democratico, evidentemente capiremo anche la linea, fermo restando che esistono bravissimi giornalisti, però ci sono delle linee editoriali che cercano di infangare, alcuni sì, alcuni ci sono e rischiano, e guardate che in Italia chi scrive qualcosa anche contro la mafia, io vi posso fare nomi, rischia veramente la vita, ma è la linea editoriale quella che bisogna capire, e per capire che non possiamo essere, come dire, manipolati. Per quello ci vogliono così, ci attaccano un po' al sistema mediatico, perché sanno che con il Movimento 5 Stelle al governo dalla RAI cacceremo veramente i partiti. Mediaset pagherà le tasse come qualsiasi emittente internazionale, e ai giornali non arriverà un euro di quattrino pubblico, neanche un euro. Se riusciranno a vendere, venderanno molto bene. Se non dovessero riuscire a vendere, cambiassero mestiere. Ma perché mio padre a 70 anni si fa il mazzo e non riceve mai un aiuto di Stato? I giornali invece li dobbiamo pagare per mentire con i nostri soldi. Questo è il concetto, questo è il movimento. Io vedo piazze più piene, vedo persone di tutte le età, vedo bambini a cavaceccio, si dice a Roma, sui propri genitori. Ditegli che stiamo lavorando soprattutto per loro, per dargli un'Italia pulita, un'Italia onesta. Vi ringrazio, lascio la parola al vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio. Viva il Movimento 5 Stelle, e se potete moltiplicatevi, se potete moltiplicatevi. Ognuno conoscerà un modo, no? Anche quelli, i classici vanno benissimo. Moltiplicatevi, perché ci stiamo costantemente moltiplicando, siamo sempre di più, sempre più forti e davvero sempre più certi che governeremo questo paese. Grazie a tutti, signora, grazie. Poi scenda Luigi Di Maio. Buonasera. Grazie prima di tutto di essere qui. Voi pagate le tasse ogni anno per finanziare con 20 miliardi di euro all'anno l'Unione Europea. Mandiamo 20 miliardi di euro all'Unione Europea ogni anno e tornano indietro soltanto 10 miliardi di euro. Quindi regaliamo all'Unione Europea
10 miliardi di euro all'anno di tasse che paghiamo. E almeno da quell'Unione Europea e da quelle istituzioni che finanziamo noi pretendiamo rispetto. Questa non è una guerra che si consuma al Brennero tra l'Italia e l'Austria. Qui noi invochiamo le istituzioni che paghiamo profumatamente per farci proteggere, e se non ci proteggeranno dalla chiusura dei confini austriaci, e allora noi tratterremo un po' di quei soldi, perché in un modo o in un altro dovremo gestire un'emergenza per cui l'Unione Europea ci ha abbandonato ancora una volta. Guardate che in questo momento c'è tanta gente che sta facendo il tifo per chiudere il confine lì, perché si chiuda definitivamente. E tra queste ci sono tante cooperative e società italiane che gestiscono la cosiddetta accoglienza, ma che in realtà fanno business sull'immigrazione, perché ogni immigrato che arriva qui vale 38 euro al giorno, che non prende l'immigrato, lo prende l'intermediario, lo prende la società, la cooperativa. E quelle stanno tifando per gli austriaci, perché più immigrati resteranno in Italia, meno riusciranno a muoversi sul territorio europeo, più si faranno soldi. Allora, prima qui c'era un giornalista che mi chiedeva: ma se a Bolzano ci sono quelle 7-8 cose da fare presenti in tutti i programmi, perché un cittadino dovrebbe votare uno o l'altro programma se si assomigliano tutti? Prima di tutto io non credo che siano esattamente identici, ma può essere che si assomiglino tutti. Io non ho mai sentito un candidato che dica, per esempio, voglio aumentare le tasse. L'avete mai sentito? Avete mai letto in un programma aumenteremo le tasse? Oppure avete mai letto in un programma non ripareremo le buche delle strade? Non è così. Non c'è da nessuna parte una cosa del genere. E allora il giornalista mi diceva: allora come facciamo a valutare la differenza tra un programma e l'altro? È in base a chi ve lo racconta quel programma, alla storia politica, alla credibilità che ha colui che vi viene a presentare un programma. Non potete pensare di fidarvi soltanto del programma, ma della storia politica, della forza politica che ha messo in piedi quel programma, come lo ha costruito, se sa di quello che parla quando lo racconta. Ed è lo stesso tema dell'immigrazione. Il problema principale dell'immigrazione è che se si risolve quel problema c'è un partito che scompare, la Lega Nord, perché ha lucrato su questo tema politicamente per decenni. E dall'altra parte, se si risolve, allo stesso modo ci sono partiti che non prendono più finanziamenti dalle cooperative e dalle società che gestiscono il business dell'immigrazione, e ce lo ha dimostrato l'inchiesta Mafia Capitale. Guardate che qui lì c'era una cooperativa che finanziava le campagne elettorali dei deputati del PD, e si auguravano via SMS a Natale: speriamo in un anno nuovo con più immigrati, più clandestini, perché era un business, era un lucro. E come lo risolviamo questo problema? Lo risolviamo applicando una regola a cui io mi rifaccio sempre quando devo prendere una decisione in Parlamento: chi ha provocato il disastro in cui viviamo non potrà mai risolverlo. Nessuno che ha fatto parte delle forze politiche che hanno già governato questo paese potrà mai venire qui e avere la credibilità di proporci una soluzione, perché se l'ha causato, se ne è nutrito. Qui non è una questione di incompetenza. Io ho smesso di chiamarli incompetenti, perché quando li chiamate incompetenti gli state dando un alibi. Il miglior alibi che possa desiderare un politico oggi è essere definito incompetente, perché l'alternativa incompetente è corrotto, è colluso, è quello che è successo in questi anni. Mentre noi ci scannavamo sulle politiche migratorie, loro ci facevano soldi. Quindi il miglior modo per risolvere questo problema è fare la nostra parte in patria, che significa fermare questo business. Da domani mattina non si danno più appalti a cooperative e a società che nascono 3 giorni prima che arrivano 50 o 60 migranti sulle coste in Sicilia, perché questo accade oggi in Italia. Nascono 3 giorni prima per prendere l'appalto in emergenza, perché siccome è un'emergenza non si possono fare gare d'appalto. Allora questa emergenza la si gestisce con agenzie di Stato, con società di Stato e con dipendenti statali. Basta dare appalti sull'immigrazione per i 38 euro al giorno ad immigrato, a quelle società e a quelle cooperative che poi con quei soldi, una partita di giro, le fanno entrare nelle casse dei partiti finanziando le campagne elettorali o assumendo l'amico, il nipote o il parente del politico, perché questo è successo in questi anni. Però se noi facciamo la nostra parte,
chiediamo all'Unione Europea di fare la sua parte, che significa che se su questo territorio italiano arrivano 100 immigrati, 97 devono essere distribuiti negli altri paesi, con la modifica del regolamento di Dublino 3. Ma come vai ai tavoli europei a chiedere la modifica del regolamento di Dublino 3 se hai un Presidente del Consiglio che non è mai stato investito del mandato popolare? Quale credibilità ha un capo di Stato che va ai tavoli europei se non è mai passato per il voto popolare? Se sta lì a fare il Presidente del Consiglio proprio perché è stato messo lì. E non è che è stato messo, io non parlo di complottismo, è uno che fa piacere ad alcuni equilibri dei tecnocrati, è una persona che fa piacere perché quando c'è da salvare una banca salva una banca, quando c'è da salvare una piccola e media impresa la lascia morire e così la comprano altri player internazionali. È così che ci hanno tolto tante aziende del Made in Italy, è così che ce le hanno fregate in tutti questi anni, perché lo Stato interveniva sempre sui grandi colossi ma non interveniva mai sulle piccole e medie imprese eccellenza del Made in Italy conosciute in tutto il mondo che sono finite in mano straniera. E come si risolve questo problema? Si risolve con degli istituti che già abbiamo. Noi abbiamo il Fondo Strategico Italiano di Cassa Depositi e Prestiti. È stato concepito per evitare che eccellenze del Made in Italy finissero nelle mani straniere. Perché se parliamo di asset strategici, se parliamo di economia italiana, dobbiamo ricordarci che siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa e l'ottava potenza mondiale grazie ai nostri piccoli e medi imprenditori. Non dobbiamo ringraziare quelli che ogni giorno vediamo in TV a fianco del Presidente del Consiglio, noi dobbiamo ringraziare gli imprenditori che a 20 anni si sono messi in azienda e stanno a 70 anni ancora lì e pagano prima lo stipendio ai dipendenti e poi se resta qualcosa lo prendono per sé. Questa è l'Italia che noi vogliamo aiutare, la aiutiamo con quello che diceva Alessandro, con l'abolizione di Equitalia, ma anche con la sburocratizzazione. Vedete, io quando sono entrato in Parlamento credevo che per ogni problema che esiste bisognasse fare una legge. Facciamo una legge per risolvere il problema delle piazze con i sanpietrini che saltano, facciamo un'altra legge per risolvere il problema delle buche nelle strade, facciamo un'altra legge per risolvere il problema del colore dei palazzi. Poi ho scoperto col tempo che questa grande produzione legislativa ha creato il problema in cui viviamo. Si sono fatte così tante leggi per dire di averle fatte, non per risolvere i nostri problemi, che oggi non sappiamo neanche più quando abbiamo un problema quale sia la legge che si riferisce a quella questione. E io sono stato già a Londra e lunedì partirò per Parigi, giovedì sarò a Berlino per un programma che sto portando avanti con la Camera dei Deputati, un programma istituzionale che credo che si realizzerà entro la fine dell'anno, che dice una cosa semplice: per ogni legge che si approva, dopo 2 anni dobbiamo capire se quella legge funziona e che effetti sta producendo, perché forse scopriremo che abbiamo tante di quelle leggi mai attuate e mai applicate che vale la pena eliminarle e cominciare a eliminare la burocrazia, che non è nient'altro che una sovrapposizione di leggi inutili fatte appositamente per crearci problemi. Ed è così che si combatte la corruzione. La corruzione si combatte prima di tutto evitando che lo Stato sia difficile da comprendere, perché più è difficile da comprendere lo Stato, più ci saranno poche persone che faranno da intermediari per farvelo comprendere. Pensateci, oggi poi è differente da zona a zona, ma oggi abbiamo un problema. Oggi ci sono dei funzionari di Stato, pochissimi, che hanno la chiave per leggere le leggi. È come una stanza, aprono la stanza e vi dicono come si debba fare, come ci si debba comportare rispetto ad una questione, altrimenti noi non riusciamo a capire quale sia la legge che si riferisce a quella questione. E come, che cosa ha creato tutto questo? Tutto questo ha creato nient'altro che burocrati con dei poteri enormi che spesso hanno messo a servizio del male. Allora dobbiamo fare ancora più leggi per risolvere questo problema? No, dobbiamo cominciare a togliere il potere dalle mani di quelle persone, che significa fare leggi comprensibili e meno leggi di quelle che oggi esistono nel nostro ordinamento. E questo è un progetto che io voglio portare avanti, perché ne vale la pena, ne vale la pena. Dobbiamo cambiare il paradigma. Come cambiare il paradigma significa anche fare una cosa. Abbiamo un impianto normativo che dice sempre: se non rispetti la legge io ti punisco, ed è giusto. Ma che cosa è successo negli anni?
che fallendo il sistema dei controlli, perché tagliavano sempre più risorse alle forze dell'ordine, sempre più risorse agli ispettori, alla fine chi rispettava la legge e vedeva l'altro che non la rispettava e non veniva punito, si sentiva un fesso e si sente un fesso, passatemi il termine. Oggi chi rispetta la legge lo fa prima di tutto per un dovere morale, per una credibilità sua personale. Ma vogliamo cominciare a dire che nel nostro impianto normativo chi rispetta la legge deve essere premiato, deve essere incentivato, deve avere una corsia preferenziale nei rapporti con lo Stato, a differenza di chi non la rispetta? E vale per tutto, vale per l'esempio banale della differenziata, che in tutta Italia la maggioranza dei comuni ha ancora sempre lo stesso problema. Abbiamo comuni che dicono che se non fai la differenziata vieni punito, ma se la fai, beh, sei un bravo cittadino. Beh, cominciamo ad incentivare tutti a fare, a fare la differenziata, che non significa solo fare la differenziata. Guardate che se noi cominciamo in tutta Italia, a livello nazionale, a far pagare per quanti rifiuti consumiamo, cambiamo il nostro metodo di consumo. Non andiamo più a comprare dai cinesi il cui prodotto dura un mese, ma andiamo a comprare il Made in Italy che dura più di un anno, produce meno rifiuti e io pago meno rifiuti. Oggi non ha nessuna convenienza produrre meno rifiuti nella maggior parte del paese, poi ci sono comuni che cominciano ad applicare la tariffa puntuale. Tutta questa roba qui che vi ho detto fa parte di progetti che stiamo portando avanti e io ve la racconto cosciente del fatto che rappresento e sto in una forza politica credibile, perché quando siamo entrati in Parlamento avevamo detto che ci saremmo tagliati gli stipendi, lo abbiamo fatto il giorno dopo, 15 milioni di euro i parlamentari della Repubblica Italiana del Movimento 5 Stelle hanno restituito tagliandosi gli stipendi e non li hanno buttati dalla finestra. Abbiamo creato 2.500 piccole e medie imprese in Italia che danno lavoro a 5.000 cittadini italiani. Non abbiamo risolto il problema del lavoro e non abbiamo risolto il problema delle finanze pubbliche, ma vi stiamo raccontando un'idea di Stato in cui quello che diciamo prima delle elezioni è quello che facciamo il giorno delle elezioni. Ed è l'ultima cosa che voglio dirvi. L'idea di Stato nostra passa per un concetto semplice: tagliare gli sprechi e fare gli investimenti. Tagliare gli sprechi però non è solo una questione economica. Vitalizi, pensioni d'oro, mega stipendi di dirigenti e politici non sono solo un problema economico, perché quello con cui si sono scudati in tutti questi anni è sempre stato il concetto: ma siccome sono pochi soldi rispetto a 890 miliardi di euro che è il nostro bilancio dello Stato, è inutile tagliarli. No, è una questione culturale. Se un pensionato minimo prende 400 euro al mese e vede uno che ne prende 20.000, non crede nello Stato e non crederà mai, non darà mai credito alle istituzioni della Repubblica. Oltre all'impatto devastante culturale sulla politica di chi gira in auto blu e in volo di Stato, con il volo di Stato non ha più contatto col territorio, non ha più contatto con le persone, dimentica i problemi e non sarà mai in grado di metterli in una proposta organica per cambiare le cose. Questa roba qui è culturale prima ancora che economica, poi è anche economica. Sappiamo tutti che in Italia, ce lo dice il Codacons, 10 miliardi di euro di enti inutili. Bene, noi li vogliamo tagliare e metterli in una manovra economica che si chiama reddito di cittadinanza, che non è una misura assistenzialista, ve lo dico io. Venite a prenderci con i forconi se daremo mai un giorno 780 euro al mese a cittadini, 10 milioni di italiani che vivono sotto questa soglia, per farli stare sul divano. Veniteci a prendere con i forconi, perché non è quella l'idea di Stato che abbiamo. Noi vogliamo fare una manovra economica. Che cosa significa? Avete da una parte la Banca Centrale Europea, che ha preso 60 miliardi di euro al mese e li ha messi nelle banche per diffonderle alle imprese. Le banche se le sono tenute e ci hanno giocato in borsa, questo è successo. Ma l'idea iniziale qual era? Io stampo denaro, lo metto in circolazione, aumenta la domanda interna e faccio sviluppare l'economia. Non ha funzionato perché l'intermediario erano le banche. Noi vogliamo prendere 17 miliardi di euro all'anno che sono il nostro reddito di cittadinanza e si finanzia tagliando gli sprechi. Per questo loro dicono che non esistono le coperture, perché per loro è inconcepibile tagliare i loro stipendi, tagliare gli sprechi di Stato, alzare le tasse sul gioco d'azzardo in Italia. Perciò non le vedono le coperture, ma le coperture esistono. Prendiamo 17 miliardi, li mettiamo in tasca a chi oggi non ha niente o lavora ma non arriva a fine mese e quindi li spenderà presso gli esercizi commerciali, presso gli affitti di casa,
aumentiamo la domanda interna, aumenta il gettito dello Stato e facciamo investimenti in green economy, in infrastrutture, in sicurezza del territorio che hanno degli alti moltiplicatori economici e creano tantissimi posti di lavoro che daremo a quelli che prendono il reddito di cittadinanza, che ovviamente non lo prenderanno mai più, perché gli daremo un posto di lavoro. Ma un posto di lavoro che ti chiede lo Stato, non quello che puoi sempre desiderare. È una manovra economica, 2% di punti di PIL, per quello che vale il PIL potrebbe creare questa manovra economica. Ma questa roba qua si può fare se chi è chiamato a governare il paese non si nutre degli sprechi, dei privilegi e delle corruttele che stiamo vivendo. Roma perde 1 miliardo di euro ogni anno, 1 miliardo e 200 milioni di euro ogni anno, lo abbiamo scoperto noi, nei bilanci del Comune di Roma, con una commissione presieduta da un nostro consigliere comunale. Ma che cosa sono quelle voci? Affitti mai riscossi. Chi c'era in quegli affitti mai riscossi? La sede del Partito Democratico. C'erano auto blu, c'erano appalti dati senza gara d'appalto, che significa alzare i prezzi, perché se metti a gara un lavoro pubblico il prezzo si abbassa perché competono più imprese. Non l'hanno mai fatto, ma perché? Perché erano incompetenti? No, perché con l'appalto in affidamento diretto eviti che il tuo amico rischi di non avere l'appalto, perché glielo dai direttamente. Finché avremo a capo di questi comuni o di questo paese coloro che si nutrono di questi sprechi e che hanno creato il debito pubblico, le leggi per eliminare i vitalizi, le leggi per eliminare gli sprechi, le pensioni d'oro non si faranno mai, perché loro se ne nutrono. Dateci questa opportunità, siamo gli unici in Italia che non si nutrono di privilegi e sprechi, e questo voi, al di là di chi votiate, al di là di chi sosteniate alle prossime elezioni, non potete negarlo. Non potete negarlo che siamo l'unica forza politica in Italia che dice no ai soldi pubblici e che si taglia gli stipendi. Grazie. Onestà, 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 onestà. Bene, abbiamo iniziato questa agorà ringraziandovi e finiamo ringraziandovi, perché l'impegno che ci stiamo mettendo è tanto. Questi ragazzi non lo fanno per i soldi perché si tagliano lo stipendio, non lo fanno per una poltrona perché due mandati a casa, saranno i primi a rispettare questa regola, lo fanno perché credono in qualcosa e voi siete la testimonianza che quel qualcosa è qualcosa di buono, che porterà un futuro migliore per tutti, non solo per pochi. E concludiamo questa agorà tutti insieme con una bella notizia, con un bel messaggio che credo che vi farà molto piacere, che vi illustrerà Teresa Fortini. Grazie a tutti. Grazie a tutti, domani starò in Emilia. Un abbraccio Emilia e Romagna. Ciao e buon fine settimana.